Non accennano a placarsi le polemiche tra i vari volti di uomini e donne. L'ultimo a parlare in ordine di tempo è stato Armando Incarnato, che si è rivolto direttamente a Dida Platano in un suo post social. E in tanti sono convinti che abbia voluto provocare l'ex di lei, Riccardo Guarnieri, che a sua volta aveva precedentemente bacchettato, seppur senza mai nominarli, l'ex dama del programma e l'attuale fidanzato, ovvero Alessandro Vicinanza. E ora c'è stato un nuovo capitolo di questa infinita telenovela, con Armando Incarnato che ha voluto prendere le difese della sua amica Ida Platano. Riccardo Guarnieri non è stato tirato in ballo in modo ufficiale, ma i follower non hanno alcun dubbio su chi sia il destinatario di quel messaggio Instagram. Nonostante il dating show sia in ferie, si continua a parlare sempre con più frequenza dei vari protagonisti. Armando Incarnato scrive a Ida Platano: ce l'ha con Riccardo Guarnieri. Tutto è partito quando nelle scorse ore Armando Incarnato e Ida Platano hanno sicuramente letto l'Instagram story di Riccardo Guarnieri. Il tarantino ha infatti pubblicato una foto di una rana e di un rospo e ha scritto una frase, che sembrava rivolta all'ex e a Vicinanza. Le persone invidiose sono come i rospi. Hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango, ha concluso il cavaliere di UED. E ora è toccato ad Armando scrivere un post social. Per la mia amata sorella. Ciao Sori. Un saluto dal, anche da qui vedo e leggo, quando ho linea, che a molti brucia ancora il. Ma a quelli come noi, non ha mai fatto paura niente e nessuno. Ricorda che di mezzi uomini e donne di apparenza ne è pieno il mondo. E la nostra sostanza a fare la differenza. Ciao vita, e subito dopo è arrivata la pronta replica anche da parte della Platano. Ida ha commentato così. Ciao frate, grazie della dedica, auguriamo a tutti una bella estate. Tanto relax, soprattutto a chi ne ha più bisogno TVB. Un modo ulteriore per dimostrare che tra i due ci sia una fortissima amicizia.